When everybody's staring by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Press record. But only when the good times are rolling, not when you are lonely. Edoardo, dalla Toscana, con una bella volata hai vinto il Feralpi. Sì, il percorso sarà visto, era abbastanza duro, non pensavo di riuscire a rimanere così. L'ultima volta mi sono un po' staccato, però Daniel, grandissimo, ce l'ha fatta riportarmi sotto. Poi Francesco mi ha riportato davanti il gruppo e anche se ero morto, ce l'ho fatta a fare la volata, ce l'ho fatta a vincere. A chi la dedichi? A tutta la famiglia e tutta la squadra che fa sempre un grandissimo lavoro. Le immagini che abbiamo appena visto sono le immagini del trofeo Feralpi, 35esima edizione del trofeo Feralpi, una delle classiche del calendario nazionale della categoria allievi. La gara si è svolta domenica scorsa e ha visto il successo di Edoardo Sali della polisportiva Mille Luci Ciclismo. E quest'oggi abbiamo qui l'onore di avere al nostro fianco proprio il vincitore del trofeo Feralpi, vale a dire Edoardo Sali. Buonasera Edoardo. Buonasera. Un percorso impegnativo, quello del Feralpi, che rappresenta uno dei primi appuntamenti importanti di questa stagione. Erano presenti tutti i migliori atleti della categoria a livello nazionale e sei riuscito a spuntarla. Grande soddisfazione. Sì, sicuramente è una grandissima soddisfazione. Era una delle corse a cui tenevo fare bene e sono riuscito a prepararmi al meglio e grazie a tutta la squadra ce l'ho fatta a vincere. Dicevamo, una corsa impegnativa, non era scontato, un arrivo in volata, la squadra ha lavorato bene per riuscire a portarti nelle migliori condizioni. Il percorso non aveva salite particolari, ma sicuramente non c'era neanche tanta pianura. Sì, era un percorso particolarmente nervoso, quindi l'arrivo in volata era scontato, cioè non era scontato, e sarà preventivato di far provare un attacco a Francesco o anche a Daniel se stavano bene, e se no, se fossimo arrivati in volata ci avresti provato tu. La volata anche non era una volata normale, abbiamo visto dalle immagini, il rettilineo di arrivo di Lonato del Garda è ormai conosciuto dagli sportivi, un rettilineo che sale costantemente già dalla penultima curva, praticamente si svolta a destra
alla penultima curva iniziano la salita lieve, poi si svolta nuovamente a destra e la salita diventa ancora più impegnativa. Sì, sono gli ultimi 350-400 metri leggermente a salire, quindi è un arrivo abbastanza difficile e ho aspettato gli ultimi 150-100 metri e sono uscito e ce l'ho fatta. Allora, dicevamo che è stata fondamentale l'apporto della squadra nel riuscire a cogliere questo successo, una squadra che un po' è la caratteristica della Polisportiva Mille Luci quest'anno, riesce sempre ad avere una carta per ogni soluzione. Tu, Biondi, Gokai, riuscite un po' ad essere polivalenti su tutti i percorsi. Sì, siamo una squadra compatta, abbiamo caratteristiche diverse, quindi a seconda dei percorsi riusciamo sempre a fare bene. E domenica era un percorso che si diceva diciamo più alle caratteristiche mie o di Francesco, visto che non c'erano salite lunghe e impegnative, e siamo arrivati in volata e ce l'ho fatta io. Allora, vincere una gara come questa, una gara importante, è sicuramente una bella soddisfazione. Tu sei abituato anche alle vittorie importanti, lo scorso anno il campionato italiano in pista. Cosa c'è di diverso quando si vince una gara come questa o come un campionato italiano? Le sensazioni sono diverse? Sicuramente sono sensazioni diverse rispetto alle gare normali durante l'anno, perché sono corse importanti, corse dove ci sono tutti i ragazzi più forti d'Italia, e quindi vincere dà sicuramente un grande prestigio. Quest'anno comunque in Toscana, lo dicevamo anche la settimana scorsa, nella categoria lievi è un po' quasi sempre un campionato italiano, ci sono sempre tanti ragazzi molto forti, basti pensare che nell'ordine d'arrivo del trofeo Feralpi ben 5 erano toscani. Oltre al tuo successo, Nicola Snesi è giunto terzo ed ancora Francesco Biondi, il tuo compagno di squadra, sesto, Samuele Lupichini settimo e Tommaso Fiaschi ottavo. Questi 5, ma anche altri, tra cui abbiamo già detto Gokai, in Toscana stanno dimostrando di poter fare molto bene anche a livello nazionale. Sì, sicuramente la Toscana adesso ha un bel gruppo di ragazzi, siamo tutti ragazzi forti e anche fuori regione a livello nazionale ci sappiamo far valere. Tu, ricordiamolo perché magari molti non lo sanno, sei al primo anno nella categoria allievi, ecco, te l'aspettavi un debutto così? Beh, sicuramente sapevo di poter far bene, però non mi aspettavo di subito riuscire a vincere corse importanti come il Feralpi, era un sogno e che si è realizzato. Cerchiamo di ripercorrere la tua carriera dalle categorie giovanili fino ad oggi, tanti successi anche da giovanissimo. Mi ricordo che quando eri G6 eri già atteso nella categoria esordienti con ottimi risultati che erano già arrivati nella G6. Sei sempre stato uno che ha ottenuto numerose vittorie. Sì, beh, fin da giovanissimo sono sempre riuscito a vincere e certo lì era un po' più semplice che adesso, però anche adesso, anche se le cose si sono fatte più difficili, riesco comunque a sempre farmi valere. Il cambiamento forse per chi ti ha seguito in questi anni c'è stato tra la fine dello scorso anno e l'inizio di quest'anno, perché se da esordiente eri solito vincere nelle volate di gruppo, quando trovavi una salita eri spesso in difficoltà, quest'anno qualcosa è cambiato. È successo qualcosa? Forse hai avuto anche la piena responsabilità di quello che potevi fare, delle tue potenzialità, e dove è stato il punto di svolta? Sì, beh, sicuramente ci siamo messi in impegno d'inverno, ho perso un po' di chili, già quello ti porta a migliorare in salita, e poi durante l'inverno abbiamo sempre lavorato per migliorarci in salita e adesso sono uno scalatore, però mi difendo abbastanza bene. Ecco, abbiamo parlato dei momenti belli, parliamo anche di forse uno degli episodi che ti ha fatto scattare lo stimolo di provare a migliorarti in salita, forse lo scorso anno al Ghisallo qualcosa è successo. Al Ghisallo è stata una corsa molto dura e non ce l'ho fatta a rimanere coprimi, quindi lì mi sono messo in testa di dire voglio farcela, perché mi gradirebbe rimanere coprimi anche in salita, e mi sono messo in impegno e diciamo che per ora me la sto cavando abbastanza bene. Abbiamo visto, dicevamo, un po' in Toscana abbiamo ricordato quelli che sono gli atleti più forti. Nicola Snesi sicuramente è un po' in Toscana, sì, escludiamo ovviamente i tuoi compagni di squadra, l'avversario che in questo inizio di stagione ti ha dato del filo da torcere, perché sempre piazzato, 2 vittorie per lui,
Ecco, Nesi è un corridore che come te, ovviamente un secondo anno, quindi con maggiore esperienza, però riesce ad essere competitivo in volata di gruppo e anche in volate più ristrette. Sì, Nicolas va molto forte adesso e è un bel corridore e tutte le volte ce la giochiamo in volata o anche in altri tipi di percorsi. Ritornando al Trofeo Feralpi, andiamo ad ascoltare cosa ha raccontato ai nostri microfoni il tuo direttore sportivo appena dopo il tuo successo ai nostri microfoni, le sue emozioni e la sua gioia per questo bel successo. Andiamo a sentire Davide Lenzi. Dalla Toscana, vincere il Feralpi, che sapore ha? È un'emozione fortissima. Siamo venuti qui per far bene, non abbiamo fatto bene, abbiamo fatto molto bene. Primo e quinto, primo e sesto, penso. Siamo contentissimi. Due parole per raccontarci la corsa. Ma la corsa è stata con tantissimi attacchi, il gruppo non ha mai concesso spazio. All'ultimo giro nell'attacco sul CT6 c'era uscito Biondi, quindi poteva andarci bene anche quella situazione lì. Poi il gruppo ha chiuso e Edoardo ha dimostrato anche oggi di avere una marcia in più. Ed abbiamo sentito un Davide Lenzi davvero contentissimo per questo risultato, non solo per la vittoria di Edoardo ma anche per l'ottimo lavoro svolto dai compagni di squadra, con un Francesco Biondi che è giunto in sesta posizione e tutta la squadra che ha davvero girato bene nel corso della manifestazione. Il Feralpi, dicevamo Edoardo, è stato il primo appuntamento di questo calendario nazionale, anche se non possiamo parlare propriamente di calendario nazionale, in quanto nella categoria allievi ci sono solo gare regionali. Poi ci sono tanti altri grandi appuntamenti, c'è il campionato italiano e poi il finale di stagione. Tu sei nuovo in questa categoria, ma penso che già sai dei grandi appuntamenti che iniziano praticamente da metà agosto in poi. Ci sono le grandi corse per la categoria allievi. Sì, ancora ci sono corse molto importanti da fare, l'Eco di Bergamo, la Coppa di Iddi, la Coppa d'Oro, e cercherò di prepararmi al meglio e di fare bene anche lì. Allora, andiamo a ripercorrere questo inizio di stagione, però prima di lanciarci sul futuro. La prima vittoria è arrivata lontano da casa, è arrivata in Emilia Romagna, a Calcara, in provincia di Bologna, e ovviamente lì poco di nuovo, insomma una gara che ti ha visto vincere, che ti ha visto praticamente far bene. Era l'inizio di stagione ed eri sul tuo terreno, la volata. Sì, è stata una corsa molto tirata perché visto in pianura è stata molto tirata e i miei compagni sono stati grandissimi, mi hanno lanciato alla perfezione la volata e io ho dovuto solo finalizzare e ce l'ho fatta. E poi sono arrivati anche altri risultati, prima di questa vittoria erano già arrivati altri risultati per la squadra, basti pensare al successo di Gokai e anche al tuo ottimo risultato in quell'occasione. Sì, anche lì siamo stati una grandissima squadra, Daniel riuscì ad andare via l'ultimo chilometro e poi dietro io feci secondo e quarto, Francesco nella volata. Il successo che forse ha segnato il tuo definitivo cambio di caratteristiche, cioè che ti ha visto tenere molto bene anche in salita, anche lì supportato da una bella squadra, è stato quello a Monsumano Terme. Nella Coppa di Nascita era sì una volata, ma di appena 15 corridori, c'era stata una bella selezione. Sì, anche lì non era una corsa semplice, e avevamo già preventivato di cercare di portare me in volata e i miei compagni anche lì hanno fatto un grandissimo lavoro e devo solo ringraziare loro se ce l'ho fatta. E adesso abbiamo detto il Feralpi, ne abbiamo già abbondantemente parlato, i grandi appuntamenti che ci aspettano nel futuro, e prima di andare a conoscerti meglio andiamo a sentire cosa ha detto, lo abbiamo ricordato già più di una volta, anche l'ottima stagione di Francesco Biondi fin qui, che è arrivato sesto al Feralpi, tuo compagno di squadra. Andiamo a sentire cosa ha raccontato lui ai nostri microfoni dopo il Trofeo Feralpi. Francesco, due parole per raccontarci l'ultimo chilometro. L'ultimo chilometro c'è stata una caduta, noi siamo riusciti a rimanere davanti, io e Edoardo, abbiamo sbucato l'ultima curva davanti, lui secondo, io nella quarta posizione, poi a 200 metri è partito anche io e lui ce l'ha fatta vincere, io invece ho ottenuto un sesto posto. Siamo contentissimi, sapevamo che da ultimo l'uomo veloce era lui e ce l'ha fatta vincere e siamo stati un'ottima squadra tutta la corsa e l'abbiamo coronata al meglio. E dopo le parole di Francesco Biondi torniamo con Edoardo Sali e cerchiamo di conoscere meglio Edoardo anche quando scende dalla bici. Edoardo è nato il 1 gennaio 1998 e quindi un primo anno per un pelo. Sì, è
rimane per un pelo, e è stata una fortuna, perché comunque se per un giorno fossi andato nella seconda anni forse sarebbe stata più difficile, però... Comunque, questo è il fatto, primo anno nella categoria allievi e anche impegnato tra mille difficoltà, ovviamente, anche nell'attività scolastica, frequenti l'istituto agrario a Pescia e anche quella è una bella sfida. Sì, sicuramente non è facile portare avanti tutte e due scuola e ciclismo, e cerco di studiare ed andare bene anche a scuola e per ora va tutto bene. Oltre alla scuola, oltre alla bici, quali sono le tue passioni, i tuoi hobby? E ogni tanto vado a caccia col mio babbo d'inverno e... Basta. E quella è la passione, sì. Oltre alla bici, tanta passione per questo sport e ovviamente non si può glissare da questa domanda. Qual è il campione che un giorno speri di diventare o a cui ti ispiri? Beh, il corridore che adesso mi piace più di tutti è Mark Cavendish, e certo diventare come lui è quasi impossibile, però cercherò di continuare così ed andare avanti. È sicuramente difficile, ovviamente, però è sempre bello avere qualcuno a cui ispirarsi, a cui cercare di pensare nei tanti allenamenti che adesso forse ancora no, ma più avanti sarai costretto a fare, no? Diciamo, tanti sacrifici che lo sport del ciclismo implica nella sua storia, nel suo percorso fino alle categorie maggiori. La tua caratteristica, l'abbiamo detto, lo sprint, lo spunto veloce. Cosa pensa un corridore quando arriva negli ultimi 200 metri e prova a fare la volata? Si parla di millimetri, si parla di uno sforzo di un attimo, magari una salita passata a limare ogni singolo metro e poi tutto si decide in poche centinaia di metri. Sì, sicuramente già dalla preparazione per la volata c'è molta adrenalina, è difficile prendere le posizioni e poi quando sei lì che esci gli ultimi 200-150 metri devi dare tutto e andare a tutte fino all'arrivo. Dicevamo, quindi la caratteristica tua è la volata, abbiamo parlato di un po' anche dell'Edoardo Sali fuori dalla bici, in bicicletta invece, adesso torniamo sul mezzo meccanico, abbiamo parlato di questo ottimo rapporto che tra voi compagni di squadra, però vogliamo guardare più avanti, vogliamo guardare il campionato italiano. La Toscana sarà una delle formazioni da battere, lo abbiamo detto, 5 classificati nei primi 10 al trofeo Feralpi. Tra voi toscani qual è il clima che si respira e se veramente siete consapevoli che quest'anno al campionato italiano potreste davvero far bene come squadra? Sì, secondo me potremmo fare un buon risultato, perché anche nelle corse, si è visto, nelle corse importanti come il Feralpi eravamo tutti lì davanti. E quindi spero di far bene anche al campionato italiano. Ebbene, a questo punto davvero non resta che dare l'appuntamento a tutti i tifosi del ciclismo toscano e non solo al campionato italiano, dove sicuramente Edoardo Sali e la rappresentativa toscana saranno grandi protagonisti. Per quanto riguarda noi, l'appuntamento è a giovedì prossimo con Studio Toscana Sprint, ancora tanti ospiti, ancora l'occasione per fare un nuovo modo di informazione nel ciclismo. Ricordiamo anche gli appuntamenti classici con le cronache delle gare il martedì ed il mercoledì alle 21 sul canale 194 del digitale terrestre Toscana TV Sport e poi il giovedì alle 21 con Studio Toscana Sprint. Ringraziamo Edoardo Sali, grazie di esserci venuto a trovare e appuntamento alla prossima puntata. When everybody's still at my door, I'll find you day, don't...